dichiarazioni successive a quelle che vi abbiamo raccontato, un audio e magari lo troviamo più sereno o forse no, aggiunge alcune altre motivazioni alla sua rabbia. Sentiamolo, Presidente Moratti. No. È un'espressione che non uso. Posso dire soltanto che sono tre partite di seguito che, di cui una ci è andata bene per grazia di Dio. Sono tre partite di seguito e ci troviamo con delle ingiustizie arbitrali e un atteggiamento arbitrale che ci ha impedito di raggiungere il risultato, quindi tutti, non posso certo star zitto, ma soprattutto lo faccio proprio istintivamente e con tanto dispiacere, perché non mi piace rientrare in una situazione come quella del passato. Cos'è che le ha dato più fastidio oggi? Ma tutto, cosa vuol che gli dia più fastidio? Alla fine c'era un rigore che era grande a casa, ma dai, ma non scherziamo, dai. E quindi a questo punto ha detto tutti in silenzio per evitare ulteriori polemiche o cercherà di farsi sentire da qualche parte? Perché ho sentito che diceva, ci hanno detto zitti, state zitti voi dell'Inter, come se ci fosse una fazione. No, ci spiegano chi è noi e ci va benissimo. La cosa che ha dato fastidio è il rigore, ma ha visto qualcos'altro anche nei partiti precedenti? Perché lei ha segnalato che questa è solo l'ultima. No, coach, no? Non so, chiedo a voi. Nella partita con la Juve è tutto bene a nostro favore, nella partita con l'Atalanta è tutto bene a nostro favore. So, ve lo chiedo a voi, voi siete anche la cronaca, certo. Voi siete quelli che seguite il calcio. Se volete poi dire, come qualche commentatore, che forse non era rigore perché non si riesce a capire, tanto per salvare la faccia a qualcuno, e io molto sinceramente vi dico, voi le vedete le partite, avete la stessa sensazione mia, soltanto che io sono di parte, perché è la parte che è stata danneggiata, e mi sembra che sia il caso anche di spiegarlo, di dirlo e di essere anche arrabbiati. Presidente, ma lei vede un disegno o degli errori? Ma che disegno, ma sono l'incapacità. E se c'è un disegno, gravissimo, ma spero proprio che non ci sia, perché sarebbe più stupido che l'incapacità. Va bene. Grazie Presidente. Ecco, caro Presidente Moratti, provo a parlare a lei come si parla con i tifosi a casa, no? È chiara una certa... se non c'è un disegno, ma c'è un'incapacità, allora non c'è un teorema, c'è un'incapacità della classe arbitrale, però non un'incapacità contro qualcun altro. E su questo si può discutere, e abbiamo visto tanti errori marchiani in questo campionato. Sul fatto che invece ci siano episodi che portano poi a rivivere situazioni del passato che invece non erano date, secondo la magistratura, i fatti appurati, da incapacità arbitrali, allora lì ce ne passa e forse con più serenità andrà analizzato questo. Ovviamente quando parlo di magistratura parlo erratamente perché si tratta di giustizia sportiva. Allora occorrerà invece ragionarci magari con più serenità. Però avete sentito, sì, insomma... Prego. No, ho capito. Cioè... No, io, cioè, sentendole così mi è sembrato un po' diverso rispetto all'impressione che avevo avuto prima, nel senso che l'ho vissuta più come uno sfogo che come un'accusa di insinuare il dubbio di cui parlavo prima, ecco, questo volevo dire. Beh, c'è diciamo un atteggiamento che da una parte dice io ho già vissuto delle cose, sono la parte lesa, non voglio riviverle, che fanno pensare quindi a qualcuno che favorisce qualcun altro, in particolare la Juventus, e poi invece dice ma quale, spero proprio che non ci sia un disegno, perché se c'è un disegno sarebbe ancora più stupido della volta precedente. Io in realtà penso che ci sia un'incapacità, e allora è tutto diverso però. No, ma perché dobbiamo fare i tifosi? Perché dobbiamo dire che contro il Catania c'era un rigore non dato al Catania e la partita è finita 1-0 per l'Inter? Perché ci costringono a ricordare cose che invece io penso che sia stato un errore dell'arbitro, che quella volta poi è andata in questa maniera? Cioè, ma allora, cioè, questo è il vero, la vera rovina del calcio, capisci? Lui dice, cioè, i commentatori devono dire, ecco, fidatevi dei commentatori allora. No? Che è difficile dire se questo... Invece ha detto un rigore grosso come una casa e poi giustamente dice io sono tifoso però, e quindi ditelo voi. Ma se un commentatore dice che quello non è rigore... Quindi sono di parte ma sono la parte lesa. Guarda, è veramente una cosa un po' così, diciamo.